Con provvedimento del questore di Foggia, richiesto dalla Compagnia Carabinieri di Cerignola, i militari della stazione di Stornarella hanno provveduto alla chiusura temporanea per 15 giorni del circolo sportivo di Via Roma. All'esito dell'attività di monitoraggio, i militari hanno accertato che il locale è il luogo di abituale ritrovo di soggetti pregiudicati per reati di spaccio, detenzione di sostanze psicotrope e reati contro la persona e il patrimonio. I carabinieri, insieme al personale della Compagnia di Intervento Operativo di Bari, hanno effettuato perquisizioni agli avventori e al personale presente all'interno del circolo, individuando due soggetti in possesso di hashish e marijuana. Il provvedimento di chiusura emesso dal questore ha natura cautelare ed è volto ad impedire, attraverso la sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, a prescindere dalle responsabilità dell'esercente. Un 70enne foggiano è stato denunciato per aver percorso alcuni chilometri contromano sulla statale 16 in direzione nord, imboccando la strada a Barletta e procedendo verso sud fino a Trani. Fortunatamente i carabinieri sono riusciti a intervenire tempestivamente, fermando l'auto e scongiurando il peggio. Nessuno si è fatto male. In apparente stato confusionale, l'anziano conducente è stato affidato alle cure del personale medico e nei suoi confronti è stato poi disposto un provvedimento di sospensione della patente per aver violato la norma del codice della strada. Nel CARA di Bari, il centro di accoglienza per richiedenti asilo, vicino al monumento che ricorda le vittime del Mediterraneo, sono state accese le lanterne verdi, un piccolo gesto simbolico di solidarietà per condannare quanto sta accadendo alle frontiere dell'Europa e per far capire che non si può restare indifferenti di fronte alla sofferenza di bambini, donne e uomini innocenti. Il CARA di Bari ha aderito così all'iniziativa della cooperativa Auxilium, che sta illuminando del colore della speranza ogni struttura in cui opera in Italia, ricordando i polacchi in frontiera che hanno acceso luci verdi nelle loro case per far sapere ai migranti bloccati nel gelo al confine con la Bielorussia che lì avrebbero trovato soccorso e accoglienza.